Continuiamo a parlare di Cuneo-Perugia, la sfida valevole per l'ultima giornata della regular season di Serie 1. Cuneo ha vinto 3-0 e adesso si può proiettare sulla sfida, ovviamente, sulla Final Four di Champions League. Siamo con Daniele De Pandis, quest'oggi MVP della gara. Allora, innanzitutto partiamo da questa partita, un buon 3-0, un buon test in vista della Final Four di Champions League. Sì, come ho detto ai due colleghi, abbiamo studiato un po' in settimana anche la squadra avversaria e come caratteristiche più o meno si assomigliava a Perugia, quindi per noi era molto importante oggi, essendo al completo, giocare bene per prepararci a sabato, che per noi è la prima vera finale. Ecco, partendo proprio da sabato, che partita vi aspettate contro questa formazione polacca? Abbiamo sentito prima coach Piazza che ci ha fatto proprio una rassegna perfetta dei vari giocatori. C'è qualcuno che temete in particolare, magari in fase offensiva? Cioè, avete studiato bene dove andare a puntare, come riuscire a controbattere? No, quello ancora no. È l'unica cosa che abbiamo visto giocare contro Trento. Se riusciamo a giocare come stiamo facendo in quest'ultimo mese e mezzo, soprattutto con Macerata qui in casa in Champions, secondo me possiamo fare bene. Loro sono una squadra tosta, perché comunque le prime quattro in Europa, e quindi sono primi anche, se non sbaglio, in semifinali in Polonia, quindi sono abbastanza forti. Ultima cosa, che settimana vi aspetta? Avete già programmato un po' gli allenamenti, poi anche il programma che avrete una volta sbarcati in Siberia? Sì, ci alleniamo credo domani e martedì qui, e poi partiamo, dobbiamo abituarci un po' al fuso orario, e poi faremo un paio di allenamenti lì in Russia per il palazzetto, e poi si gioca finalmente, speriamo bene. Va bene, grazie, in bocca al lupo, ciao.